anni, sono nato a Città di Castello, sono scultore e... Ora è ospite di Poltrona Frau, con le sue opere. Quali sono le sue opere? Solo in questo caso, allora, quadri oppure anche... C'è anche una scultura che si intitola Bolla Buia ed è un sferoidale in cemento armato e pigmenti. È lì vicino alla porta. E, ma soprattutto con Campo Grande Comsit mi hanno chiesto di esporre alcuni lavori che appartengono a una serie che si intitola Silenzio Nudo ed è una ricerca che io sto facendo da anni, anzi ora si è conclusa, con questa mostra sarà la conclusione di questo ciclo di, sono almeno 80 opere, forse anche di più. Ed è una ricerca che ho iniziato nel 2013 con il silicone e sono quasi tutte fatte con silicone e pigmenti secchi. E sono, è una tecnica che uso, che è tipicamente della scultura, della sovrapposizione su un pannello di tanti strati di silicone con pigmenti secchi. E Come si chiama il suo intervento? Come lo ha chiamato? Il suo intervento polimaterico? Sì, è una tecnica di sovrapposizione, di sì, polimaterico sicuramente, perché c'è un collante che è il silicone, poi io posso aggiungere pigmenti provenienti da tutto il mondo, di pigmenti secchi, prevalentemente pigmenti secchi, che sono spesso pietre tritate, ridotte in polvere, come questa qui alle mie spalle, ha un... credo che ci siano quasi 18 strati di silicone e 4 rossi diversi, di cui uno arancione. Perché questo appuntamento prima di tutto ha il valore diciamo di relazione, cioè questo fatto di ripotersi rivedere, sorridersi, abbracciarsi, se anche abbiamo queste mascherine che delle volte ci creano questi schermi, comunque gli occhi hanno imparato a dialogare ancora di più di prima. E per noi come Campo Grande Concept è un grande piacere finalmente ricominciare a creare un po' questi momenti di incontro e riuscire a darvi la possibilità di ammirare cose belle, cosa che naturalmente abbiamo iniziato da fare un po' di anni a questa parte. Se vi ricordate, già ci siamo visti all'interno di questa bellissima location, perché Campo Grande con Poltrona Frau ha iniziato una collaborazione un po' di anni fa, la collaborazione che aveva l'obiettivo di far dialogare comunque il design con l'arte e creare tutta una serie poi di connessioni con progetti che poi nel tempo si sono sviluppati. Nello sviluppo c'è stata anche una successione di quella che è stata poi l'organizzazione interna del gruppo, quindi c'è stato un avvicendamento anche di proprietà e di persone che comunque gestiscono quello che sono i brand e altri nella città. E quindi noi abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto, l'idea della primavera, con le opere di Giorgio Bevignani, di iniziare a parlare di colore, di intensità, di quello che comunque vi deve trasmettere quella voglia di entrare dentro, di raccontarsi, di unirsi, di incuriosirsi. E sicuramente le opere di Giorgio Bevignani erano le ideali per questo inizio di percorso. Naturalmente è un inizio, sarà un calendario di incontri, ma intanto io volevo ringraziarvi per essere qua, per rendervi sempre disponibile e attenti a quelle che sono le nostre proposte, nel voler sempre riuscire a trovare questa giusta armonia tra il mondo dell'arte, quella del design e dove ci sono delle storie, dei racconti, dove ci sono delle persone che hanno dietro delle competenze e delle peculiarità che tutte le volte comunque è bene raccontare.
Quindi io a questo punto passo la parola a Francesco Mancini, che racconta la sua storia all'interno del gruppo Poltrona Frau, e poi dopo vi lasceremo poi viaggiare con l'artista. Grazie a voi e buona serata. Buonasera, benvenuti da tutti e anche da parte nostra, e anche per noi è veramente un enorme piacere vedervi così numerosi, quindi vuol dire che in qualche modo un pochettino stiamo tornando alla normalità, ancora mascherati, ma speriamo presto che non sarà più così. Noi siamo molto contenti di essere qui questa sera perché abbiamo sempre creduto nel connubio fra design e arte. Credo che sia un dialogo molto naturale e che secondo noi funziona molto. Quindi ringrazio Daniela e Stefano che ci hanno dato la possibilità di iniziare questo percorso, che non sarà solo in questo spazio, ma anche in altri che sono in procinto di essere aperti sempre qui a Bologna. E noi siamo anche molto lieti di avere Giorgio qui questa sera, perché le sue opere, come vedete, sono veramente, riempiono lo spazio già da sole e sono in grado veramente anche di farti fare un percorso solo stando davanti, è veramente emozionante, e quindi credo che sia un'occasione che tutti quanti avrete modo di apprezzare e di gradire. E quindi a questo punto passo la parola a lui per poter illustrare questo percorso che vediamo questa sera. Ma io non... Allora, il nostro incontro con Giorgio risale a 5-6 anni fa, 7 forse. Adesso gli anni con la pandemia in mezzo sono diventati un po' difficili da contare, però sono di più. Ed è stato un incontro meraviglioso perché nella Sala degli Specchi del Palazzo Pepoli Campogrande ci portò queste tre installazioni meravigliose, e fu un modo anche per conoscere l'artista e l'uomo, Giorgio, che era comunque non soltanto quella materia che vedevamo consolidarsi in quell'installazione, ma capivamo che c'era proprio quell'uomo che ha quella continua curiosità, quella voglia di fare ricerca, di andare oltre e di invitare poi naturalmente gli spettatori, e dico io da commerciale, potenziali clienti, perché questo lo posso dire io, non lo può dire lui, e a essere trascinati in questo viaggio, in questa curiosità. E quindi il fatto che lui utilizzi questi materiali un po' anche insoliti, e anche un modo di articolare certe volte la materia anche insolita, ci sembrava che però nella sua essenzialità, nonostante queste stratificazioni, però questa pulizia fosse perfetta per questo spazio. E quindi io lascio la parola a Giorgio, perché qualcosa, mi dispiace, ma la dovrà raccontare. Sono immensamente onorato di essere accolto qui, perché non ho voce, scusate, e perché non parla al posto mio, che hai una voce così? No, voglio sentire te, l'artista che racconta come sono fatti, che cos'è raccontato. E dovrei star qui tutta la serata anche voi. Ma noi ci sediamo, a un certo punto le poltrone qui non mancano. Allora, il percorso di queste opere nasce proprio poco prima di conoscere Campogrande Concept. Sottotitoli a pagina 777, se non sembra. A Palazzo Pepoli ho esposto un'opera che era già in silicone. Sì. Perché ci lavoro dal 2013, quindi sono quasi 10 anni. Sì. Da allora ci sono state delle evoluzioni, ovviamente i materiali parlano e ci guidano, e quindi questo è un materiale che mi ha guidato e mi ha fatto percorrere un lunghissimo tunnel di ricerca dentro di me e dentro la materia.
Io vivo in campagna e quindi ho uno studio in totale silenzio e quindi riesco ad ascoltarmi. E il silicone mi ha permesso, è un media, perché in realtà il colore che interessa nella mia ricerca. E i colori, cioè quello che vedete in quest'opera è un percorso dentro la memoria, la mia memoria, ma che la mia memoria poi può essere la memoria di tutti, perché alla base di ogni linguaggio umano all'inizio c'era il colore, ed è come un codice a barre. E mi ha aiutato una frase di Leopardi, di una poesia di Leopardi, che il gallo silvestre, dove c'è proprio il titolo di tutta la serie. Sono un centinaio di opere iniziate nel 2015 che portano tutte lo stesso titolo, Silenzio nudo, che viene proprio da questo verso di Leopardi. Scusate, io tra l'altro oggi ho anche la voce. E che ti hanno fatto già parlare tanto. Sì, ho già spiegato qualcosa. E sono andato a ritroso dentro di me a cercare una memoria, perché ognuno di noi ci ricordiamo di quelle cose che ci piacciono e che magari abbiamo assaggiato per la prima volta da piccoli, odori, colori, e questo è quello che ho trovato dentro di me, sui colori. Mi hai fatto venire in mente, sì, quando hai parlato di odori, sì, che non so se tutti nella fretta di entrare l'hanno notato, ma all'entrata proprio sulla sinistra c'è un ceppo di legno di cedro. Ceppo. No, l'origine era un ceppo che no, poi dopo tu hai tagliato, scusi, no? Pezzi, scusi, no? Ora parlerò più forte. Ti ho stimolato. No, era un albero vivo, era un cedro di Castel San Pietro dove io... Che poi è stato che è stato tagliato, esatto, e io ho recuperato dei tronchi. E quando l'ho lavorato c'è questo profumo straordinario. No, infatti era quello che volevo dire, cioè quando si entra, sì, allora, si la scultura ha questa base e sopra c'è questa sfera, che c'è un altro racconto nella sfera. Quello è un discorso che è bello nuovo. Però il bello di questo profumo, cioè l'idea che oltre alla materia ci siano i profumi, questi pigmenti, questi colori, questi vuoti, queste trasparenze, è sicuramente un viaggio molto interessante. Sì, sicuramente, sicuramente. Però quello che mi interessa è fissare qualcosa che passa per la mente e che scivola nel tempo. E qui ho fissato delle immagini, delle emozioni, spero, perché viene fatto tutto sotto autoipnosi. Il lavoro è come una danza dove quando il corpo usa solo la memoria del corpo, cioè la materia viene, non è fatta a pennello, non è fatta, è fatta con il silicone, è difficilissimo da usare. E quindi se uno non entra in una pace interiore, il silicone diventa una colla orribile. Quella... Devi domarla e devi fare. Sì. E c'è dentro mescolata la... Io decido solamente la dimensione e i colori da miscelare. Poi il resto viene fatto di getto, come se fosse una danza. Bene. No, credo che sia più interessante nel caso poi nell'essere tutto un po' così dislocato, eventualmente se l'artista poi
si presta a dei dialoghi a mini gruppi in modo tale che chi ha naturalmente delle domande. Io. C'è già una domanda, sei già fregato. No, più una domanda è una cosa, cioè un punto di vista, insomma. Mi piacerebbe pensarlo come la scritta in opera aperta, eco e estetta, diciamo, la poesia dell'arte, insomma, ciascuno con i propri strumenti interpreta in quel momento nasce il senso, visto che l'arte è un sistema di significato. Interessantissimo. Il significato in questo caso è qualcosa che sono andato a ripescare dentro la nostra memoria, cioè quando dico nostra, quella di tutti, perché in realtà noi dentro il nostro DNA, nelle nostre cellule, c'è una memoria che non riguarda solo noi, ma riguarda i nostri antenati, fino all'origine della vita. E qualche volta pensiamo di possedere quella memoria, invece è una memoria ancestrale, e lasciandola fluire con le mani, con la materia, fissandola sulla materia, viene fuori e ha un significato. Ma anche l'io che la produce la deve leggere come la tradotta, insomma. Ognuno può trovarci qualcosa di nuovo.